ragazze, bentornati su Trucchi.tv. Allora, sempre il cappello in mezzo agli occhi. Comunque, benvenuti in un nuovo video. Come sapete, a luglio ci sarà sempre un nuovo video al giorno, sempre più o meno in questo orario. E oggi vi parlerò di alcune novità succulente, belle, super fighe che ho ricevuto nell'ultimo periodo. Alcune cose le ho utilizzate, ma veramente due cose su 10 che ve ne farò vedere, e sono veramente molto molto contenta. Ve le faccio vedere perché sono novità che potrete trovare già da adesso, ma alcune anche a settembre-ottobre. Quindi magari se volete poi approfondire il discorso su alcune cose me lo dite, lo approfondiamo, perché come sapete un video al giorno, e quindi io sono qua per parlare tutti i giorni con voi di qualcosa di nuovo. E iniziamo subito con le novità, alcune novità succulente. Io l'ultima, ragazza, ve la tengo, l'ultima che veramente mi fa impazzire e che secondo me è una tentazione nei miei confronti, è veramente una tentazione, ve la lascerò alla fine e poi voi capirete perché è una tentazione e che io sto resistendo a non utilizzarlo, perché sto resistendo veramente, sto facendo veramente fatica. Iniziamo subito, iniziamo da una cosa che ho utilizzato, una cosa che mi sono portata dietro anche alle Maldive, questa super crema di lusso di Burberry. Questa è della fragranza My Burberry, all'interno ce ne sono 190 ml. Io questa l'ho utilizzata alle Maldive, devo dirvi la verità, ha un profumo orgasmico. Io veramente mi piace più la crema che il profumo. Il profumo non mi ha mai fatto impazzire, devo dirvi, cioè mi piace, ha un buon profumo, però non è di quelli che dico orgasmico, tipo Jose di Heidenberg, che a me fa impazzire. La profumazione è buonissima ed è molto molto secondo me estiva, nonostante sia una crema abbastanza bella corposa, cioè vedete è bella bella corposa, e però si asciuga subito, si stende subito, è veramente vellutante sul corpo. Io questa la utilizzavo sempre la sera quando sono stata alle Maldive, prima di andare a dormire, proprio per un clima proprio total relax, me la mettevo e andavo a letto così profumata, cioè veramente, cioè basta, io così profumo da morire, cioè così tantissimo. E avete visto il pizzichino che ne ho messo? Cioè veramente una roba allucinante. Io questa qua la utilizzavo soprattutto sul polo superiore, perché sul polo inferiore sapete che io ho i miei fidati anticellulitici drenanti e pozioni magiche strane, quindi questa, anche perché comunque è una crema che ha il suo costo, non è una crema proprio economica, la utilizzo sul polo superiore perché mi inebria tutta di questo profumo straordinario. Sto valutando di acquistare il profumo perché non me lo ricordavo così, cioè se è così così buono me lo ricordavo con delle note differenti, o magari sulla mia pelle reagiva in maniera differente. Infatti ci sono rimasta un po' così, mi aspettavo un'altra cosa ed è un'altra cosa. Comunque andiamo avanti con le novità. Qui vi faccio vedere una novità che vi ho fatto vedere già su Instagram e che arriverà tra settembre e ottobre. Sto parlando di lei. Questa è una delle due palette di Huda. Ve la apro. All'interno troviamo quattro illuminanti, quattro polveri illuminanti. Anche se questa vi dirò che si può utilizzare benissimo come blush, cioè è una bella polvere da blush. Questa è la colorazione, ce ne sono due arriveranno due, cioè sono proprio disponibili in due combinazioni di colori, e questa qua è la colorazione, quella sul rosatino, se non mi sbaglio, Golden Sense Edition, no, è quella sul Golden Sense Edition, perché poi c'è l'altra, quella sul rosatino, se non mi sbaglio. Comunque vi metto sotto l'articolo con tutti i prodotti che arriveranno da Sephora. E invece, se non avete ancora visto il Lipstick Stress Test della tinta di Huda che ho fatto, Heartbreaker, un rosso fotonico proprio, la trovate qua, perché avevo fatto uno stress test con Silvia dell'angolo di Saidori e anche lei aveva messo alla prova un'altra colorazione, quella più scura. Comunque vi lascio qui la scheda con il video se siete curiose. Altra novità che troveremo da Sephora è questa palettona gigante di Bare Minerals. Io devo dirvi che non ho mai provato gli ombretti di Bare Minerals compatti, li ho sempre provati in polvere. Adesso l'apriamo, questa non l'ho proprio mai aperta, aspetta che prendo un aiutino così.
e la apriamo, vedete che è nuova praticamente, non l'ho proprio aperta. E questa è un'altra di quelle novità che arriveranno da Sephora. Mamma mia, che bella! È giga, giga, giga. Bella, bella, bella. Sono, ragazze, ve le faccio vedere perché è veramente molto bella. All'interno c'è un pennello doppio con piatto e la sfumatura. Molto bello questo pennello, ve lo faccio vedere perché è veramente molto bello. Io raramente, a me tipo i pennelli di Urban Decay non piacciono, che li trovo un po' troppo duretti. Invece i pennelli di Anastasia sono fantastici e anche questo è bello morbido. Cioè, vedete, poi adesso ve lo farò vedere meglio in uno zoom, aspettate. Vedete, qua sfumatura, mentre qua applicazione, piatto a linguetta. E questa invece è la palette, bellissima ragazze, mi piace un sacco. Cioè, ha dei bei colori, poi da provare, vediamo se... Cioè, sono curiosa di vedere com'è la resa sugli occhi, perché io mi ricordo che utilizzavo quelli in polvere ed erano fantastici, erano belli belli pigmentati. Qua vedete che la riga inferiore è sul beigeolino, nocciolino, invece sopra sono sempre sui nude, però sul mauve, quindi rosatino. Mi piace questa idea di avere differenti gradazioni di nude, cioè non è tutta sul beigeolino, ma è beigeolino e mauve, quindi cioè sono tipo due palette, solitamente sono differenti. Poi c'è uno specchio gigante, cioè lì dove io coprivo c'è uno specchio gigante. Questa è molto bella, questa è molto bella, la proveremo sicuramente in un prossimo video. Poi un'altra palette che ho ricevuto, sempre sui toni nude, molto molto bella, aspettate che mi aiuto sempre con il solito arnese, che poi non vi dico che cos'è, ma è una pinzetta. Ah, perché sennò mi sbrago tutto lo smalto. Eccola qua, è la Mixology, è una delle nuove palette di Sephora e all'interno è tutta nude, ragazze. Anche qua c'è un bel pennello, ve lo faccio vedere perché secondo me il pennello è importante. Cioè, per me il pennello è importantissimo. Bello, bello morbido, così. E poi dall'altra parte a penna. Strano, di solito non c'è mai a penna e io lo trovo una cosa molto molto comoda. E poi questa è la gradazione di colori. Fatemi sapere quale preferite vedere in azione, questa o quella di Bare Minerals, che quella di Bare Minerals si chiama Bare Sensuals. Ultima palette che vi faccio vedere è questa palettina di illuminanti di Sephora che si chiama Strobing Face Palette ed ha all'interno praticamente quattro illuminanti. Io questi li ho già utilizzati, ve li faccio vedere velocemente, e mi piacciono più utilizzati da bagnati, devo dirvi, perché hanno la polvere un pochino più grossa rispetto a questa, la 3D Highlighter Palette. E mi piacciono più utilizzati da bagnati, riescono ad essere molto molto più luminosi, molto più belli, si amalgano molto meglio con l'incarnato. Andiamo avanti con le novità. Una novità che mi sta facendo impazzire e che veramente secondo me è una figata allucinante è questo Hangover 3 in 1. Questo è lo spray di Too Faced nuovo al cocco. Questo qua è al cocco, se vi piace il cocco andatevi a vedere anche lo spray, quello di Marc Jacobs in edizione limitata di questa stagione. Buonissimo, buonissimo, ve lo metto sotto, comunque è veramente buonissimo, è veramente cocco, cocco, cioè se vi piace il cocco ragazze quello ve lo bevete. Poi andiamo avanti e ho ricevuto anche il nuovo profumo di Bulgari. Questo profumo qua, una ragazza un po' di tempo fa mi aveva chiesto se facevo il video della mia collezione di profumi, perché io sono una molto appassionata di profumi, mi piacciono molto, sono molto appassionata, però allo stesso tempo non ve lo so descrivere a livello chimico. Vi posso parlare, mi posso ovviamente informare su tutte le piramidi olfattive, ma vi do la mia esperienza, però a livello chimico di tutti gli ingredienti, ecco, quello secondo me dovete vedere veramente un'appassionata solo di profumi, perché dietro ai profumi c'è un mondo. Io una volta avevo fatto una giornata con un maestro, un naso, e ragazzi è stata una giornata favolosa, abbiamo visto proprio la creazione di un profumo
è stato qualcosa di, secondo me, una delle iniziative più belle a cui io abbia mai partecipato, perché me lo ricordo ancora. L'ho fatto con il naso Maffei, Luca Maffei, mi sembra. Maffei, comunque, vi lascio sotto il link se volete curiosare. E questo è il nuovo profumo invece di Bulgari. Questo qua. Non l'ho ancora snasato, vorrei snasarmelo, però me lo metto qua perché... Molto invernale, molto sensuale. Madonna, è buono, mi piace molto. È caldo, è di quelli potenti da mettere sul maglioncino, quelli proprio che sanno di autunno, di inverno. Boccetta, quanto è bello, quanto è bella. Mi piace molto. A livello di skincare coreano ho ricevuto due cose molto molto carine, sfiziose, di due marchi che non avevo mai provato. No, di un marchio che non avevo mai provato e l'altro che l'avevo provato. Allora, il primo è questo, Too Cool for School, che è questo nuovo marchio che tiene Sephora dalla scorsa stagione, di cui non ho mai provato nulla. Non so, voi l'avete già mai provato? Fa un sacco di cose, un sacco di maschere, un sacco di detergenti, un sacco di creme, fa veramente un sacco di cose, ma io non ho ancora provato nulla. Ho ricevuto questa nuova maschera, Pumpkin Purifying 24K Mask. Peel off, questa sono curiosa di provarla davvero, sono veramente curiosa di provarla e se volete la proviamo insieme. Tra l'altro è gold, cioè è dorata, state scherzando, io ho appena fatto il video sulla maschera dorata. No, ma non esce, devo aprirla forse, ah sì, devo aprirla, è gold, fatemi sapere se volete la proviamo insieme, non l'ho mai provata. Strano. E invece la seconda cosa che ho provato è questa cosa che sinceramente ho fatto fatica un po' a capire che cosa fosse, è di Skin Food, questo marchio coreano che io apprezzo tantissimo, soprattutto per la linea make up, che purtroppo non è ancora arrivata da Sephora, ma ha una linea make up Skin Food fantastica. E questa invece deve essere una crema, si chiama Royal Honey Essential Queen's Cream, quindi deve essere proprio la crema delle regine. Aspettate che la apro, che bello il vasetto, sembra il vasetto tipo, mi ricordo tantissimo il vasetto degli omogenizzati, no? Aspettate che la apro, mi aiuto con la mia solita pinzetta e la apro. Io queste cose le dovrei fare prima. Però volevo farveli vedere, avrei voluto farveli vedere impacchettati. Ah, così. Vediamo. Ma è gelatinosa. Che scema. Non credevo fosse così. Mi dispiace. Sono una scema. Un buon odore. Altra novità invece sono le nuove maschere monodose viso e collo di Face D. Questa è praticamente una maschera in tessuto da applicare su tutto il viso, ma c'è anche già integrata la parte del collo. Questa sono molto curiosa, volevo già dirvi la verità, volevo già applicarmela, però volevo farvela vedere, non l'ho applicata. Questa magari me la metto stasera. Mi piace molto il fatto che abbia anche il collo e che il collo non sia dimenticato a se stesso, come vi dicevo nella maschera, nel video dell'applicazione della maschera all'oro, che il collo va trattato come il viso, non è che il collo va lasciato lì così come se si autocurasse da solo. Quindi sono veramente molto curiosa. Ce ne sono poche di maschere che fanno anche il collo, c'è questa e c'è anche un altro brand da Sephora che fa anche proprio la maschera proprio per la parte anche sotto, anche separata. Non mi viene il brand, non è Dr. Brand, ma è un altro brand che non mi ricordo come si chiama. Passiamo alla parte capelli. L'ultima parte e vi faccio vedere, sono tutte cose che mi stanno facendo impazzire, cioè mi stanno impazzire perché non vedo l'ora di provarle e sono proprio curiosa perché sono cose proprio sfiziose, diverse dal solito. E inizio con queste due maschere per capelli che sono proprio
la parte qua della maschera qui sotto da applicare e poi sopra la cuffia, ma la particolarità è che è una maschera da notte, quindi tu la metti la sera, prima quando magari hai già il capello un po' sporco, io tipo torno dalla palestra, mi metto, lavo i capelli, no, non lavo i capelli, no, vediamo un po' come, cioè infatti, maschera da notte, con i capelli, ah no, sui capelli secchi per una migliore efficacia. Aspettate, aspettate che lo leggo in inglese che mi viene il francese. Ok, non specifica se va applicato su capelli, sporchi o capelli puliti. Io sinceramente li applicherei su capello pulito, cioè mi farei la doccia, magari non metterei il balsamo, metterei questa, incelofanerei tutto con l'acqua sopra, si trova il... ve lo faccio vedere perché tanto stasera magari la faccio, la apro direttamente, ve lo faccio vedere, vedete? Mettete prima la maschera, poi applicate questo, la cuffietta, e poi andate a dormire. È una cosa molto carina. Io già faccio maschere così, magari la tengo notturna, però solitamente faccio il mio intruglio di olio, miele, yogurt, a differenza di quello che voglio ottenere. Quindi trovo che siano veramente delle cose molto molto interessanti. E questa qua è al karité, quindi è una maschera nutriente, bella corposa, per capelli secchi. Invece questa qua è una maschera per capelli colorati, ai semi di acai, mi sembra. Sono due cose, sapete che io anch'io gli ho colorati i capelli, quindi sono due cose che non vedo l'ora di provare. Io questa la provo questa settimana e la provo già stasera che devo lavarmi i capelli, e sicuramente la provo sui capelli puliti, cioè prima me li lavo e poi metto la maschera e poi metto questo. Comunque sì, farò così sicuramente, secondo, cioè, perché utilizzarla su capello sporco è proprio una roba senza senso per me. Poi, altra cosa, sempre per i capelli, in arrivo da Sephora, anzi devo dire che l'ho già vista da Sephora online, è questo qua, questa cosa fighissima, che è il High Towel. È praticamente un panno, un panno per andare ad asciugare i capelli, molto molto lungo, questo specifico per i capelli lunghi, e questo devo dirvi che l'ho già utilizzato una volta, forse due, no, l'ho utilizzato una volta sicuro, due volte, e siccome sapete che adesso sto veramente tenendo alla cura dei capelli, non voglio che si secchino e tendo a lasciarli asciugare preferibilmente naturalmente, quindi magari li lascio proprio lì, li lascio sopra in modo che poi il riccio riesca ad asciugare nel miglior modo possibile. E questo devo dire che ho notato la differenza. Questo è fatto con una fibra molto particolare, una fibra che penso sia stata anche brevettata, che favorisce proprio l'asciugatura dei capelli senza doverli sfregare, senza doverli frizzare troppo, senza doverli maneggiare troppo, e soprattutto toglie quell'effetto frizz, non li danneggia. E questo, cioè, potete capire me con la pista dei capelli quanto ero felice quando l'ho ricevuto. Era veramente una cosa veramente strana. Siamo giunti all'ultimo pezzo, la cosa che mi fa veramente impazzire, ma letteralmente impazzire. Io ve la faccio vedere. Ho ricevuto la nuova GHD, ragazze, la nuova GHD, e voi sapete quanto io adori la GHD perché è la mia piastra preferita per lisciare i capelli, e sapete in cui che io sono adesso in un periodo di non usare la piastra, però io voglio usarla, ve la faccio vedere. Allora, dentro questo astuccino, molto bello, io nella mia piastra non ce l'avevo l'astuccino, ed è comodo anche per viaggiare, devo dire. E adesso vi faccio vedere la piastra, che ragazze, è la fine del mondo. È bellissima, è stupenda, ha anche il suo cappuccetto. Guardate che bella, cara, stupenda. È stupenda veramente. Io una di queste sere mi faccio liscia, ragazze. Mi faccio liscia. È stupenda, cioè non, veramente non riesco a trovare. È la GHD Platinum Collection di questa collezione qua. Dai, ragazze, è veramente meravigliosa. Io allora sicuramente adesso la utilizzerò. No. Heat
resistance, ok. No, stavo leggendo qua che è qui che si può poi magari appoggiare la piastra senza causare problemi. E quindi questa ragazza mi fa veramente impazzire. Veramente impazzire, non vedo l'ora di utilizzarla. Ve la volevo far vedere prima di provarla, però sicuramente la utilizzerò settimana prossima. Sì, dai. Una volta ogni tanto sui capelli non succede niente, dai, una volta ogni tanto. Voglio usarla! Niente ragazze, queste sono alcune delle cose che ho ricevuto nell'ultimo periodo. Fatemi sapere soprattutto se vi può interessare questo genere di video, questo genere di PR unboxing, di tutte le cose che ricevo dalle aziende, dagli uffici stampa, queste cose qua. Perché se vi interessa io ho un sacco di cose da farvi vedere, ma solo se vi interessa, perché nessuno mi obbliga e nessuno vi obbliga. Quindi se trovate interesse a vedere anteprime o nuovi prodotti in arrivo e chiacchierarne liberamente e soprattutto in maniera sincera, lo facciamo. Se invece mi dite che non è un genere che vi ingolosisce, che vi annoia e che non lo facciamo più, ditemelo voi, io sto a quello che decidete voi davvero. E niente ragazze, questo video è terminato, noi ci vediamo sempre domani, sempre più o meno in questo orario qua, con un nuovo video. Ciao!